Al Villaggio per la Terra è il nostro ospite padre Laurent Mazas, direttore esecutivo del Cortile dei Gentili e del Pontificio Consiglio della Cultura. Padre, un incontro importante, abbiamo assistito a un incontro importante sul dialogo interreligioso con lo sfondo della Laudato Si. Il Pontificio della, Consiglio della Cultura ovviamente punta sul dialogo interreligioso dal punto di vista culturale. Come è entrato il fattore ambientale in questo dialogo? Allora, a me piace dire che il Pontificio Consiglio della Cultura è come un osservatorio del mondo nel quale siamo, delle culture, la cultura odierna e le culture. E ovviamente quando si osserva il mondo di oggi è attraversato da tante crisi e c'è una crisi forte del cambiamento climatico, le grandi crisi legate all'acqua, tanti problemi ambientali. E dunque la Laudato Si, che è un grido del Papa per dire all'uomo, ma attenti, siete rovinando la casa nella quale stiamo vivendo, ovviamente è un punto molto importante nel dialogo tra gli uomini, al di là della la differenza religiosa. Ovviamente le sapienze religiose diverse e anche quella laica, diciamo, si possono confrontare per prendere al serio il fenomeno, capire quali sono anche le vie di, non dico di uscita, ma di, per rispondere a queste crisi. Lei ha citato adesso questa immagine forte, questa interpretazione della Laudato Si come un grido, non una preghiera, neanche una chiamata alla partecipazione, ma un grido del Papa. Questo riecheggia un po' anche l'urgenza che il Papa ha messo in alcune sue dichiarazioni dopo la pubblicazione. È così sentita questa urgenza? C'è anche la sensazione di un dover far presto a porre rimedio a quello che è stato fatto di male? Questo grido diventa efficace se l'uomo diventa consapevole di quello che sta succedendo, e questo avviene solo se c'è un'educazione. Cioè, un bambino che non è mai educato a prendere cura dell'ambiente nel quale sta non capirà mai questo grido, perché non è stato educato. Chi vive solo per se stesso e dunque che non ha nessuna spiritualità al senso largo della cosa non può capire lo sgrido, perché ma questo è il problema degli altri, io nella mia splendida vita a me non me ne frega nulla. Sul palco qualcuno ha detto che non è più il tempo di interrogarci, di discutere su, diciamo, le differenze religiose, ma è ora che la spiritualità delle diverse religioni sia puntata su un qualcosa che tutti condividiamo. Voi, diciamo, del mondo che vivete di spiritualità, sentite nel vostro ambiente questo cambio di prospettiva? Io non credo che sia giusto di dire che non è il tempo di guardare le diverse spiritualità. Sì, io devo essere molto ancorato nella mia propria spiritualità e posso essere anche capace di proporla all'altro e capire anche quella dell'altro come arricchire la mia cosa. Dunque, io credo che bisogna essere profondamente se stesso per essere capace di entrare in dialogo con l'altro e insieme all'altro, tenendo conto anche delle sue ricchezze, andare avanti per risolvere queste grandi sfide. Adesso è chiaro che, per esempio, la Laudato Si è stato accolto tanto, molto bene da tutto il mondo laico, diciamo, perché come è il futuro dell'umanità che sta in gioco. La ringraziamo per la presenza al convegno di oggi e le diamo l'arrivederci qui al Villaggio per la Terra. Con tanto piacere, grazie a voi.